Nel nostro cuore c'è il benessere del dipendente, per questo motivo io ho partecipato al tavolo, con grande piacere ho partecipato al tavolo che si è occupato di quello che è il benessere dei lavoratori all'interno delle aziende. Il lavoro che abbiamo fatto è stato partendo da una ricerca che ADP ha fatto a livello mondiale, chiedendo ai lavoratori delle aziende del mondo, con particolare focus sull'Europa e anche sull'Italia, quali fossero le loro aspettative, quindi quali fossero i loro desideri, in particolare che cosa si aspettassero dai loro datori di lavoro per lavorare meglio, per stare meglio in azienda. E quindi, partendo dagli spunti che sono emersi da questa ricerca, da questa survey, abbiamo condiviso all'interno del tavolo che tutte le aziende, tutti gli HR presenti avessero a grande cuore il fatto la salute psichica dei loro dipendenti. Questo perché salute psichica in ambito lavorativo significa per le persone lavorare meglio e quindi offrire una prestazione migliore, con vantaggio da parte del singolo ma anche da parte dell'azienda. Per questo motivo tutti gli HR presenti al tavolo si sono resi disponibili e si sono resi portatori all'interno della loro azienda di una cultura volta al benessere dei dipendenti, pensando di mettere in atto delle azioni che comportassero quindi un miglioramento della vita lavorativa, un miglioramento organizzativo della vita lavorativa dei propri lavoratori e di conseguenza un aumento anche della prestazione lavorativa, che consente poi di avere un vantaggio per tutti quanti gli organismi interessati. Questo offre anche il vantaggio di avere non soltanto una vita personale, una vita lavorativa migliore, ma di avere anche un impatto su quella che è la componente sociale, quindi anche un risparmio di quelli che possono essere spese in assistenza sanitaria, piuttosto che spese appunto collaterali che poi le persone si trovano a sostenere nella loro vita quotidiana.